Aggredisce e minaccia di morte sua moglie, denunciato un uomo che non potrà più avvicinarsi né a lei né al figlio minorenne. Turista perde il controllo della Jeep, urta un'auto e si ribalta col mezzo, forse ha avuto un colpo di sonno. Spiagge semivuote e il Green Pass che smorza le fiammelle, la notte delle candele è stata un mezzo flop. Picchi di caldo e afa, è la settimana più incandescente dell'estate, anche nelle Marche previste temperature fino a 40 gradi, sospesi tutti i prelievi dai corsi d'acqua della provincia di Pesaro Urbino. A Fano riapre le porte il Museo della Via Flaminia, grazie a un tour virtuale potrà essere visitato anche da casa con un semplice click. La parola ha guidato l'inaugurazione del Paese dei Balocchi alla Rocca, la proiezione del cortometraggio di Luca Pagliari e il taglio del nastro per la mostra dedicata ai 16 anni della festa. Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso dell'Alma, la squadra granata è esclusa dalla Serie C. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura l'evento Candele sotto le stelle che si è tenuto ieri a Pesaro e che ha registrato un calo drastico delle presenze. Le spiagge erano semi deserte e per qualcuno sarebbe stato meglio rinviarla. Poca gente in spiaggia e il Green Pass che evidentemente ha smorzato le candele. Se da una parte il sindaco Matteo Ricci, a fiammelle spente, parla di una splendida riuscita dell'evento, dall'altra diversi pesaresi e alcuni gestori degli stabilimenti balneari non la pensano così. La manifestazione, ha commentato il primo cittadino, ogni anno muove 30-40.000 persone e con l'introduzione del Green Pass l'abbiamo voluta rendere il più sicura possibile. I vigili urbani hanno effettuato 1.000 controlli e in pochi sono stati trovati senza certificazione verde. In realtà, a differenza degli anni scorsi, dalle testimonianze e dalle foto che girano sui social, si possono notare spiagge semivuote con cittadini e turisti che hanno preferito rimanere in Viale Trieste per una semplice passeggiata oppure cenare al ristorante in tranquillità. Secondo me qui è andata molto bene, la gente è rimasta molto molto contenta, la musica chiaramente che io faccio è un po' per tutti, sia per i giovani meno giovani si sono fermati, hanno ascoltato, qualcuno si è anche mosso, un po' i giovani si sono messi un po' anche nella strada a ballare, però tutto nella normalità, nella distanza. Ecco, lei quindi ha fatto musica in un ristorante, ci sono stati anche dei controlli? No, poi a mezzanotte abbiamo chiuso perché ovviamente la regola era di mezzanotte, qui abbiamo gli alberghi e quindi oltre a quello non si può andare. È andata peggio invece ai concessionari di spiaggia. Abbiamo aderito, ma per noi era una serata da rinviare, è stata una serata poco fattibile, nel senso c'è stata poca gente e via dicendo, a fare di Green Pass, no Pass, allora è stato un po' di confusione, i controlli c'erano. Quindi anche da lei in spiaggia sono venute poche persone? Sì, poche persone, perché il bar abbiamo dovuto tenerlo chiuso per non avere a fare di Green Pass problemi e via. Quindi si spera in una buona edizione del prossimo anno? Sì, si spera, perché come l'anno scorso ne ha sbagliati due, non ha fatto né la festa del porto, né il Palio dei Baceri, ha fatto sempre questa, che come l'anno scorso ha fatto alzare i picchi, speriamo che quest'anno sia un po' molto diverso. Avete organizzato delle iniziative nel vostro stabilimento? I nostri clienti sono radunati sotto gli ombrelloni, nei lettini e hanno mangiato qua la sera e noi abbiamo piantato insieme a delle persone del comune delle candele in acqua, ma purtroppo ci sono state delle limitazioni per la pandemia. E quindi avete chiuso prima? Sì, abbiamo chiuso prima e abbiamo lasciato che i nostri clienti continuassero la loro serata qua al mare. È andato bene, è stato tutto molto tranquillo rispetto agli altri anni per questo problema del Green Pass, della richiesta del Green Pass, e quelli che non erano in possesso sono rimasti a casa o comunque alle 7 di sera sono andati via dallo stabilimento. Noi abbiamo tenuto aperto, avevamo circa una ventina di persone a mangiare e c'erano circa un centinaio di persone sotto gli ombrelloni che hanno festeggiato comunque la notte delle candele. Quindi molto tranquillo? Sì, tutto molto tranquillo. Ecco, invece dell'ordinanza firmata da Ricci che cosa ne pensate? Mi riferisco a quella dell'esclusione degli esercenti che non avrebbero aderito all'iniziativa.
Ma secondo me è stato tutto molto sbagliato, perché hanno limitato molto la festa, e però hanno deciso di far così e abbiamo preso atto di questa cosa. C'è una notte in particolare che amiamo vivere. Vestiti di bianco e cene o picnic a lume di candela, da Fosso Seiore a Gabicce, passando per le suggestive mura medievali e gli spazi verdi allestiti a Gradara, per la notte di San Lorenzo l'intera riviera del San Bartolo è stata illuminata da oltre 16 quintali di fiammelle fornite ai bagnini delle spiagge e posizionate su quasi 1000 paletti sull'acqua. Nonostante gli sforzi, però, per l'evento clou dell'estate le presenze sono calate, vuoi per la paura dei contagi, vuoi per il Green Pass obbligatorio, ma anche per la chiusura delle attività, in concomitanza dell'evento, imposta da un'ordinanza per gli esercenti che non aderivano all'iniziativa. C'è chi ha storto il naso, come Confcommercio e partiti politici, chi ha preferito andare altrove e chi invece ha colto l'occasione per uscire e passare una serata in compagnia. Ho preferito rimanere un po' in disparte, diciamo. Pur avendo il Green Pass, però ancora non me la sento del tutto. Avete partecipato ieri alla Notte delle Candele? Ahimè no. Come mai? No, perché avevamo un altro impegno. Ah, ecco. Solo per quello. Ieri sera avete partecipato a Candele sotto le stelle? No, perché l'abbiamo fatto già tante volte, abbiamo preferito evitare... L'assembramento, ecco. Non sapevamo come andava a finire, comunque abbiamo evitato noi. Lungomare era pieno di gente. Sulle spiagge invece un po' meno. Sì, eravamo 4-5 famiglie, basta. È stato in zona lungomare oppure in spiaggia? Tutte e due. C'era gente, assembramenti? No, tranquillo comunque. Posso chiedere se ieri avete partecipato alla Notte delle Candele? Sì, abbiamo partecipato. Dove eravate? Eravamo a Bagnacciuga, in fondo al viale. C'era gente, è stata una bella serata? Sì, c'era abbastanza gente e una serata sì carina. In baia c'erano le candele, mentre so che qua in viale ce n'erano di meno, non tutti hanno aderito, quindi sì, ci siamo divertiti, è stato carino. Che cosa ne pensate di questa vicenda del Green Pass obbligatorio e magari anche locali che dovevano rimanere chiusi se non aderivano all'iniziativa? Allora, non so dei locali che dovevano rimanere chiusi, so che però a Bagnacciuga è stato detto che bisognava avere Green Pass. Noi eravamo una compagnia di ragazzi giovani, quindi grazie a Dio tutti più o meno, alcuni pochi tamponati, però se no col Green Pass per il vaccino, e quindi abbiamo trovato questo abbastanza nella norma, ecco, non è che ci ha scandalizzato i nostri piani, quindi ok. Io non ne penso nulla, a me della cancella delle candele non mi può fregare di meno. Io ieri sera sono stato a Fano, a San Francesco, a sentire la Morante che recitava Medea. Per il resto delle candele non me ne frega di meno, assolutamente. Tutto quello che il sindaco dice, non dice, chi vuole andare ci va. Chiaramente con tutti i limiti e le possibilità, però io sono stato benissimo, eravamo in 100 in questa splendidissima chiesa di San Francesco a Fano. Dunque lei si è partecipato a quell'iniziativa, significa che ha il Green Pass. Che cosa ne pensa di questa certificazione? Il Green Pass io ce l'ho, ho la doppia vaccinazione perché ho anche i miei anni. Io capisco oggettivamente che può creare dei problemi a molti. Non sono nemmeno perfettamente d'accordo su queste cose, non sono manco d'accordo su quelli che invocano libertà. Libertà sì, è un impiccio. E parliamo di violenza perché grazie alla denuncia di una donna e alle indagini della polizia, il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso un'ordinanza nei confronti di un uomo con le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio minorenne dell'indagato, del divieto di comunicare con lei e di abbandonare la casa familiare con il divieto di accesso senza il permesso del giudice. Sono emerse infatti aggressioni fisiche, minacce continue anche di morte e offese che hanno distrutto l'autostima della vittima. Agli episodi di violenza durati diversi anni aveva assistito anche il figlio, vessato pure lui dai comportamenti molesti del padre. In un episodio il convivente, rientrando a casa ubriaco, aveva danneggiato con un calcio la porta dell'appartamento mentre la moglie cercava di fuggire in maniera rocambolesca per rifugiarsi in un locale pubblico ed evitare il peggio. In caso di inosservanza anche temporanea delle misure potranno esserne applicate delle altre coercitive più gravi fino alla custodia cautelare in carcere.
Perde il controllo della Jeep e si ribalta su un fianco. È successo oggi pomeriggio lungo la statale adriatica Marotta di Mondolfo all'altezza del bar Chiacchiere e Delizie. Forse per un colpo di sonno il conducente, un turista anziano a bordo della Suzuki insieme alla moglie, ha prima urtato contro le ruote posteriori dell'auto che lo precedeva e poi si è ribaltato. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge, i vigili urbani per la viabilità e il 118 che ha soccorso la coppia ma che non è in gravi condizioni. E un incidente autonomo si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 lungo la superstrada Fano-Grosseto. Queste foto sono state scattate da un nostro reporter di strada all'altezza della cooperativa agricola Falcineto in direzione Monte. Il conducente ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro il guardrail, ma ne è uscito illeso. Sul posto la polizia stradale e il carro attrezzi. L'Italia entra nella bolla africana con l'arrivo di Lucifero. Sarà la settimana più rovente dell'estate con il termometro che anche nelle Marche toccherà i 40 gradi. La vedi la parte azzurra? Passo la giornata lì dentro. Vista il fresco nell'acqua del mare. Esatto. L'ondata di caldo più temuta è arrivata. Le temperature sono salite con valori ben oltre la media, ma il picco pare che non sia stato ancora raggiunto. Prosegue infatti l'influenza dell'anticiclone africano Lucifero, che nei prossimi giorni farà aumentare la colonnina di mercurio fino a raggiungere i 40 gradi. Sarà la settimana più incandescente dell'estate. Preferisce il caldo lei? Certo. Sopporto e aspetto che arrivi con grande dispiacere il fresco. Si sta bene oggi, molto, molto. C'è l'aria buona, ventilato. Per me che soffre il caldo va benissimo. Si spera in alcune giornate un po' più fresche, ma pare che questa ondata di afa durerà. Sì, così hanno detto, però fino adesso ce la si è cavata abbastanza. Stiamo preparando psicologicamente a queste temperature così abbastanza elevate. Aria condizionata, giorno e notte quasi, in casa. Io personalmente col caldo, troppo caldo, soffro, non posso, perché qualche problemino da grande ci sono, per cui a una certa ora bisogna che vada via, però a chi può restare è una gran cosa, insomma. Certo che se sei in collina è molto meglio, però è il mare, bisogna far frittare adesso perché poi fra qualche mese avremo freddo, insomma. È stato un mercoledì di fuoco per diverse regioni d'Italia e per molte città è stato emesso un bollettino rosso. Il sito del Ministero della Salute per i prossimi giorni ha inserito anche Ancona nel livello 2, quello arancione, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per le categorie più fragili come anziani, donne in gravidanza, persone che assumono farmaci e chi è affetto da Covid-19. Tra i consigli elencati, quello di indossare indumenti chiari e leggeri, bere molto moderando tè, caffè e bibite gassate, uscire di casa nelle ore più fresche ed evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. C'è solamente l'acqua bella fresca. Noi in casa abbiamo solamente il ventilatore, nient'altro. Quindi ci arrangiamo come possiamo, ecco. Comunque ragazzi, non lamentiamoci, siamo qua al mare. Nelle ore calde di solito rimango a casa perché a casa c'è sempre un po' d'aria e il resto della giornata vengo qua sicuramente, facciamo il bagno. Noi abbiamo questa fortuna, Pesaro ha questa fortuna di avere il mare. Il ventaglio si usa più, signora? No, io non lo uso. Beve molto, si sta al sole il meno possibile per quanto mi riguarda. Quindi un po' di acqua, e ce n'è tanta, un po' di mare, un po' di sole. Ecco, però il ventaglio si usa più? No, io no, perlomeno personalmente non lo adopero, no. Preferisco una bottiglietta d'acqua e un po' di ombra naturale magari. E a causa dell'emergenza idrica, con una importante contrazione delle portate dei corsi d'acqua nel territorio della provincia di Pesaro Urbino, l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi annuncia un provvedimento che è stato adottato oggi con decreto dall'ufficio tutela del territorio. È stata disposta la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nella provincia e questo dal 13 di agosto fino al 15 di ottobre. Il divieto non riguarda i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame. Tali sospensioni invece si applicano ai prelievi effettuati dai pozzi in prossimità dei corsi d'acqua. I trasgressori rischiano il pagamento di una sanzione che può arrivare fino a 30.000 euro.
Ed ora l'aggiornamento sul coronavirus. Salgono a 208 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata. La provincia più colpita resta Macerata con 83 contagi, seguita da Pesaro Urbino con 35. Invece negli ospedali ci sono 5 ricoveri in meno e nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi legati al virus. E da lunedì 16 agosto sia i tesserati delle federazioni sportive che i giovani di un'età compresa tra i 12 e i 18 anni potranno ricevere la vaccinazione accedendo direttamente, senza bisogno di prenotazione, ai punti vaccinali di popolazione attivi nelle Marche. L'iniziativa, si legge in una nota della Regione, ha l'obiettivo di dare un ulteriore impulso alla vaccinazione in vista della riapertura delle scuole e dell'avvio della nuova stagione sportiva. Cambiamo argomento. Al Pincio di Fano, nella chiesa di San Michele, è stato riaperto il museo dedicato alla Via Flaminia tra nuovi allestimenti e maxi proiezioni. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Riapre al pubblico, ai turisti e alla città il museo dedicato alla Via Flaminia. Allestito all'interno della chiesa di San Michele a fianco dell'Arco d'Augusto al Pincio di Fano, il museo si arricchisce di nuovi strumenti e presenta una nuova veste tra contenuti e proiezioni. Il progetto scientifico di ampliamento e riallestimento è stato elaborato dall'Università Politecnica delle Marche. Troveremo tutta raccontata la città di Fano e la Via Flaminia attraverso tutte quelle che sono oggi le tecnologie disponibili nel mondo digitale. Quindi multiproiezioni immersive, tour virtuali, ricostruzioni virtuali, applicazioni di realtà immersive, angolo per audio-video. Insomma, davvero una sorta di caso esemplare di come oggi può essere un museo digitale che tratta un patrimonio nuovo in completa assenza delle opere. Quindi una maniera nuova, sicuramente intrigante, affascinante, di godere della bellezza di questo nostro straordinario patrimonio. Noi siamo, devo dire, molto soddisfatti di questo risultato e speriamo che poi lo possano essere anche tutti coloro che verranno a visitare questo nuovo museo. Dopo oltre un anno di chiusura a causa della pandemia, il museo, aperto fino al 30 settembre, il venerdì dalle 18 alle 22, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22, vede anche una nuova postazione con una sala proiezione con video interviste sulla storia della Via Flaminia, approfondimenti digitali dedicati a Leonardo e Vitruvio e un totem con dei video legati alla chiesa di San Michele. Alla conferenza questa mattina, presenti oltre a Paolo Clini, Stefano Marchegiani, il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola e il sindaco Massimo Seri. Quello che mi piace sottolineare è questo percorso che stiamo facendo come amministrazione di valorizzazione di questo straordinario patrimonio dell'era romana. Il museo diventa in qualche modo un po' il polo di quello che è il museo archeologico della nostra città a cielo aperto, dalle mura augustee alle due porte, la Mandria all'Arco d'Augusto, all'anfiteatro, il teatro romano sulla quale stiamo facendo ulteriori percorsi in avanti, ma tanti altri siti di grande valore. E questo museo ci consente anche di entrare nella realtà virtuale, di immergerci, di fare un percorso tra storia e realtà, ma soprattutto un collegamento con tutto il territorio della Via Flaminia, ma vuole essere anche un segnale forte del percorso che stiamo facendo di investimento e di valorizzazione, perché Fano è un patrimonio invidiato, di grande valore, e lo abbiamo colto tutti e per questo ci stiamo investendo molto. E oggi il prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'incontro è stato incentrato sulle problematiche di sicurezza, viabilità e di soccorso che potrebbero emergere in occasione della Fiera di San Nicola prevista a Pesaro dal 10 al 12 settembre, anche alla luce del Green Pass. Verranno predisposti dei controlli mirati per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Durante la riunione poi è stato stabilito un aumento dei controlli in occasione del fine settimana di Ferragosto. Ed ora ci spostiamo alla Rocca Malatestiana di Fano, dove ieri sera ha preso il via il Paese dei Balocchi. Dei Balocchi, se ti piace la libertà,
La parola ci rende riconoscibili, ci fa essere noi stessi. Così il giornalista Luca Pagliari, che ieri sera ha dato il via alla nuova edizione del Paese dei Balocchi, il cui tema scelto per quest'anno è essere di parola. Il festival, in misura ridotta per via della pandemia, si svolge in centro storico e in particolare alla Rocca Malatestiana. Nella sua introduzione Pagliari ha lanciato anche il suo cortometraggio dal titolo Una favola nella favola, che ha raccontato e messo in rilievo le principali tappe della crescita dell'associazione che organizza l'evento. Girare questo cortometraggio mi è stato molto utile per comprendere il senso del Paese dei Balocchi, perché c'è veramente una favola dentro la favola, ed è quella di una comunità che potrebbe essere ridotta tra virgolette a dormitorio e invece diventa comunità. Una persona vive in base alla sua parola, poi commentato il presidente dell'associazione Michele Brocchini. Questo tempo ha mutato i codici ed è fondamentale sfruttare l'alfabeto per affrontare le sfide future grazie ad una nuova interpretazione. Con tutti gli ospiti e con Bungaro, sindaco del Paese dei Balocchi, cercheremo di cogliere con le parole e con gli occhi dei bambini nuove opportunità. Si proseguirà con le attività dedicate ai bambini, ai ragazzi del giorno 11, 12 e 17, ma l'evento conclusivo è il 19 con il concerto di Bungaro e anche dei bambini della scuola elementare di Bellocchio, perché questo è importante dirlo. 35 bambini insieme a Bungaro canteranno due canzoni dedicate a scritte da Bungaro. E poi quella sera gli daremo anche la fascia da sindaco, quindi questo sarà l'evento clou. Sul palco sono salite anche le autorità locali e regionali, il presidente della BCC di Fanno Romualdo Rondina e i volontari del Paese dei Balocchi. È seguito il taglio del nastro per la mostra fotografica Che Favola, in programma fino al 19 agosto alla Rocca Malatestiana dalle 18 alle ore 23. L'esposizione di immagini e testi ripercorre i 16 anni della festa con un omaggio al compianto Filippo Tranquilli, che per tanti anni ha vestito i panni di Geppetto. Assessore, una città che è tornata a rallegrarsi grazie al Paese dei Balocchi. È veramente una cosa eccezionale, perché aiuta le persone a ripartire e guardare al futuro. E poi ci hanno dato una grande mano anche nell'allestimento della città per onorare anche questo trentennale della città dei bambini e delle bambine. Una serie di girandole che colorano il centro storico proprio a misura di bambino e sono state installate proprio in questi giorni, così come una mostra fotografica grazie al supporto di questa associazione con la quale abbiamo ideato insieme, insomma, questo progetto che sta dando una grande mano alla città. Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso dell'Alma. La squadra granata è esclusa dalla Serie C. Una notizia che il comune di Fanno e la società granata hanno accolto con profonda delusione. Quello a cui stiamo assistendo, si legge in una nota congiunta, è un accanimento gratuito e inopportuno. È evidente come davanti a questa ingiustizia siamo parte lesa. Lo studio legale incaricato dalla società a giustificare l'illegittimità della bocciatura da parte della FIGC ha ribattuto sul fatto che il 27 luglio il Consiglio federale ha votato una graduatoria nella quale l'Alma occupava la quinta posizione, mentre il 4 agosto lo stesso Consiglio ha decretato che la società non fosse in possesso dei requisiti di ammissibilità al campionato. Questa diversità di giudizio, prosegue la nota, appare ingiustificata. Inoltre, nello stesso lasso di tempo, non è stato prodotto alcun documento dalla FIGC sulle inadempienze riferibili all'Alma. Questo non lo accettiamo, hanno concluso. Lo sport si basa sulla trasparenza e su alti valori che oggi sono stati calpestati. La società in queste ore si sta riservando la possibilità di percorrere ulteriori strade affinché vengano fatte valere le proprie ragioni. Ed è visitabile fino a domenica la mostra intitolata Le forme dell'arte, allestita a Palazzo Bracci Pagani nel centro storico di Fano. E l'esposizione, aperta al pubblico dalle 21 alla mezzanotte, contiene le opere grafiche e scultoree di piccole dimensioni realizzate dai carristi dell'associazione culturale Carnival Factory, carristi impegnati da anni con il Carnevale di Fano e che hanno deciso di dare sfogo alla loro creatività. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri alle ore 7. Arrivederci.